ci spieghi che sta succedendo, perché questo botta e risposta. Vabbè, il perché siamo qui penso che i telespettatori lo sanno, no, comunque spieghi. Quella gente lì ha un gruppo di fascisti, non so neanche se è un gruppo della zona, stanno qui per manifestare, sono contro la venuta di questi poracci che oltre a essersi fatta la navigata, la sosta, mo se stanno a favore 10 ore di pullman e quando arrivano qua se devono godere pure sta rottura dei coglioni dei fascisti. Allè. Che stanno da quell'altra parte, quei 10-15 persone che stanno là. Diciamo, al di là diciamo, delle considerazioni personali, zona, no? Nella nostra zona sono successe, accadute cose molto strane, brutte, molto brutte. Cosa? A Marino, da dove vengo io, so 2 chilometri di distanza, solo qualche anno fa, per non accogliere una trentina di profughi, sono stati devastati 13 appartamenti. 13. Da chi? E lì ce li mandava la prefettura, non mio zio o tua sorella. Ma è devastato, diciamo, questi appartamenti? Non si sa. I carabinieri, la polizia, la prefettura ha indagato, io non lo so. Ci stai dicendo che ogni volta che qui arrivano dei migranti, comunque c'è... 10 persone, sedicenti fasciste... rompono i coglioni a... Bene, usiamo un linguaggio un po'... Quella storia dei 13 appartamenti è stata mandata in onda. Sì, è un linguaggio da manifestazione. Sì, bene. Che...